posso entrare? Ma va, allora se no faccio questa partita di amichevole. Levo. Dico, posso ci stare via? Quarto tuori. Vai, è saltata la gonna, ha ballato per strada e poi ha fatto l'ubriaca. Ma che si sente? Scelta! Non è vero! Sì! Stefania, scusa se te lo dico, Scusi, potrei fare una dichiarazione? Attenzione alle spalle, Che dichiarazione lunga! Attenzione alle spalle. Allora, Giovanni, è vero che ieri sera Stefania ha dato spettacolo? Sì, era tutta nuda da facciata alla rocca, la finestra. Non è vero, che brutta nome! Tutta nuda, facciata alla finestra, che diceva, preside, eccomi, sono qui. Sì, non sono bianco. Come me la rifatti? Professore? Una telecamera c'è un orologio incorporato? Sì. Mi sono più lei di casa. Se una solo con la batteria? Sì, una batteria a casa. Come fa il troll, il pantografo a perdere la corrente? Lezione all'aperto. Allora, un polo... Mi sa che quello si chiama pantografo, vedi che sono bravo, insomma, ha detto così. Uno prende dalla rotaia, uno da una ruota, e uno da tutta la pantografia. Attenzione, allora sai perché non lo fanno? Né dalla rotaia, ma questo è tutto. Se fosse tutto il rotaio, non dovrebbe essere finito, non viene ce l'andiamo? Queste sono le mura, non me le mettete davanti, queste sono le mura di cinta di Lucca che tra un po' noi andremo a visitare passeggiandoci sotto di Locca, una delle, delle porte d'ingresso di Locca. Ciao! Si approfinquano verso la porta d'ingresso di Lucca. La porta Risorgimento. Anche loro, le ultime, si approfinquano ad entrare alla porta di Lucca. Grazie. Difficile. Guarda, non ha aperto. Ecco la torre. E questo è il Duomo. L'entrata del Duomo. Ma non so. Ma via qua che si sente. Scusa, si sta per registrando. Eretta sul precedente. All'interno rifatto stile gotico del XIV-XV secolo. La bella statua di San Martino in Mendico di artista lombardo marchese del XIII secolo. Che ci legge l'esterno? Opera ispirata a un modello di antichità romana. Si fondano i momenti bizantini e goticheggianti. Inoltre, la tomba di Ilaria del Carretto, capolavoro di Jacopo della Quercia, conversione di San Paolo di Domenico di Orlandaglio, di Matteo Civitali. Il campanile ultimato nel XIII secolo sorge a destra del Lombardo, perché lì è nato lo stile romanico, no? Allora, praticamente è venuto su con lo stesso stile, lo stesso criterio, vedete? C'è questa muratura così fatta in mattone, questo colore, poi è stato completato in un secondo tempo. Sono bianco. Anticipo sull'architettura senese, proprio di Siena, vedrete che a Siena i palazzi molto di Siena sono simili a questo qui, come la si vede la scala, quello vorrebbe una scala, ma la scala serviva, no?
Ci ridiamo appuntamento qui fuori, diciamo qui ci sono dei sedili, mi ricordo la volta che stavo le fanno. Sicuro 20 minuti? Sì. Sono 20 minuti alle 2, abbiamo finito di mangiare, abbiamo mangiato bene, tu e tutto a posto, siamo tutti sazi. Come porci, cioè. Adesso vado a tutto. È libero questo tavolo, scusi professore. Sì, sì, però posso fare prego, con prego, adesso? Prego, prego, prego. Grazie. Prego, arrivederci. Quindi adesso vado a tutti professore e noi andiamo fuori. Bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele. Poi che fine ha fatto il gallo? Se l'è mangiato.